Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Torno tristemente sul caso Corrado Augias e a seguito di alcuni commenti di vari blogger, in particolare a seguito del commento dell'amico blogger, giovane, giovane, molto giovane amico blogger, Billo 91 Montefiascone. Il quale, molto giovane, ma molto informato e molto intelligente, però è giovane, intelligente ma giovane, e mi dice: la sa l'ultima su Augias? E mi invia il link relativo al quotidiano online Affari Italiani. E poi mi scrive: Corrado Augias mi ha profondamente deluso. Però è naturale, lei Serafino Massoni, la sa più lunga di me, sia per età che per esperienza letteraria. Allora, io ho risposto all'amico Billo 91 Montefiascone, sì, che alla sua età, all'età, mi pare che abbia 21-22 anni, è facile farsi ingannare dalle apparenze, più difficile alla mia età. E quali sono le apparenze? Perché io so che Corrado Augias è adorato e venerato da tanti, in quanto scrive sul quotidiano La Repubblica, quotidiano La Repubblica fondato da Eugenio Scalfari e per molti anni diretto da Eugenio Scalfari, il quale Eugenio Scalfari però ha sempre sparato a zero contro il Cavaliere. Ma guarda caso, Eugenio Scalfari, dopo aver sparato a zero sempre contro il Cavaliere, è sempre andato a pubblicare i suoi libri dal Cavaliere. Valli tu a capire questi misteri, valli tu a capire, vabbè. E allora, Corrado Augias è un uomo simpatico, l'aspetto è bello, è benevolo, l'aspetto democratico, bonario, c'ha i capelli un po' ricci, con la scriminatura, la riga. Quando uno c'ha la riga, a me Serafino Massoni mi fa un po' impressione perché mi sembra che sia rimasto ancora bambino, perché la riga te la fanno mamma e papà per farti più carino e lui la riga ce l'ha ancora anche se ha, che so, 60 anni. E poi avete visto com'è dolce, no? Com'è bonario quando non si arrabbia mai, Corrado Augias. E quindi era adorato da tutti. E cosa ti salta fuori invece? Che copia? Copia, infatti ho fatto un video e proprio intitolato Corrado Augias, non copiare, non copiare. E allora comunque Billo 91 Montefiascone mi ha mandato il link di Affari Italiani It, che è un quotidiano online. E in questo quotidiano online, e precisamente il link è relativo all'edizione di giovedì 28 maggio. Io non lo so quando l'ho fatto il mio video precedente, Corrado Augias non copiare, non mi ricordo. Sarei contento magari che voi blogger andaste a vedere se sono stato più rapido io, Serafino Massoni, o il quotidiano online Affari It, il quale però ha notizie di prima mano. E qua c'è la bella intervista dove il coautore del libro è uno dei soliti libri, è uno dei soliti libri su Dio, uno dei tanti, continuano a uscire. Il libro è Disputa su Dio e dintorni. Mondadori, Disputa su Dio e dintorni, scritto a quattro mani da Corrado Augias, ateo, ma molto raffinato nelle tecniche patriarcali, e da Vito Mancuso, cattolico, teologo, e molto abile anche lui nelle tecniche patriarcali, perché anche lui scrive per la Repubblica, La Repubblica è un teologo democratico, perché ci sono i teologi tradizionalisti che ti dipingono un Dio all'antica, e invece Vito Mancuso, per stare in sintonia con i tempi, ti dipinge un Dio un po' diverso, comunque
la teologia di Vito Mancuso, per conto mio, è il male minore. Però la Papa è sempre la stessa. E dice Vito Mancuso qua, rilascia un'intervista a Affari Italiani: sono stupito, amareggiato, non riesco a capire come un professionista, che sarebbe Corrado Augias, possa fare un errore simile. È biasito il filosofo Vito Mancuso. Poi, ho scoperto tutto perché una mattina un mio lettore, Flavio De Florian, professore all'Università di Trento, mi ha scritto per dirmi che la pagina 246 della disputa era quasi completamente identica a un passo della creazione, un libro pubblicato da Adelphi. E poi alla fine dice che, dice Vito Mancuso, che certo i giornalisti chiederanno a Corrado Augias e Corrado Augias risponderà a quello che ha detto a me e a tutti, che ha preso un passo anonimo da internet. Pensate che vergogna, i giornalisti che copiano da internet, e lo chiama un passo anonimo, un passo anonimo. E dov'è l'arte antica? Dov'è l'arte antica? Perché questo video è intitolato Corrado Augias e l'arte antica? Qual è l'arte antica? L'arte antica è quella che nasce col patriarcato e con la proprietà privata. L'arte antica, lo dico con rispetto parlando, è quella del furto, perché nel momento in cui viene istituita la proprietà privata, nasce il desiderio della roba altrui, non desiderare la donna da altri e non desiderare la roba da altri. Ora, ci sono due sistemi per impossessarsi della roba altrui. Il primo sistema consiste nell'imbracciare il mitra, ma è un sistema pericoloso, si va in galera, perché le società patriarcali si sono difesi bene, la difendono bene la proprietà privata. E quindi c'è un sistema, è prendere il mitra, andare in banca e fare la rapina, però si corre il rischio di finire in galera per tanti e tanti anni. E poi il secondo sistema, per portare via la roba ad altri, è quello di presentarsi col sorriso sulle labbra, essere buoni, dolci, accattivanti, magari fondare una ONLUS o una ONG, una organizzazione non governativa, chiedere i soldi a fin di bene. Un altro modo è quello, per esempio, delle banche. Le banche i soldi me li portano via col sorriso sulle labbra. Se ci fate caso, gli impiegati di banca, solitamente, sono tutti vestiti di nero, camicia bianca, cravatta nera, scarpe nere, proprio come quelli che lavorano alle pompe funebri. Ora, l'unica differenza è che quelli che lavorano alle pompe funebri, quando vengono al funerale, no? Sono sempre seri, fanno finta di essere seri, non ridono mai. E invece quelli che lavorano nelle banche vi sorridono sempre, sono bonari. Sono i due modi: c'è un modo ingenuo di rubare la roba ad altri, la maniera ingenua è quello di imbracciare il mitra. E c'è un modo molto più intelligente di portare via la roba ad altri, è quello di farlo col sorriso sulle labbra. Corrado Augias era tanto bonario Corrado Augias, con la sua bella riga da bambino, ben voluto dalla mamma. E ecco qua, l'arte antica è quello di portare via la roba altrui. La roba altrui fa parte dei meccanismi patriarcali. Non desiderare la donna ad altri, non desiderare la roba ad altri. E i giornalisti chiederanno a Corrado Augias perché ha copiato, e lui risponderà a quello che ha detto a me e a tutti, che ha preso un passo anonimo da internet. Va bene, cari amici, un passo anonimo da internet. I giornalisti che vanno a copiare da internet. È vero che è una bella soddisfazione saperlo, cari? È una grande soddisfazione. Va bene, cari amici, io ringrazio tanto l'amico Billo 91 Montefiascone. Ricordo a lui e a tutti voi che l'apparenza inganna e che l'abito non fa il monaco. Va bene, cari amici, grazie se mi avete ascoltato, e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massone.